Oggi è la festa dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, benvenuti a tutti, benvenuti in questo luogo di grazia. Spieghiamo questa festa seguendo le letture, che sono molto profonde. Prima lettura è stata scritta probabilmente nel VI secolo a.C., ma deriva da lontano, lontano, nella tradizione orale. La lettura del Vangelo è stata scritta 2000 anni fa. San Paolo, un po' prima del Vangelo. Passano secoli. Prima cosa, diciamo, prima lettura per capirla, è un mito. Mito però, nel linguaggio attuale, vuol dire è una storia che non vale niente. Mito, nel linguaggio profondo degli studiosi, vuol dire una realtà umana profondissima, che viene trasmessa mediante un racconto. Il racconto non è storico. La realtà profonda lo è e riguardano tutti, riguardano l'umanità intera. La seconda cosa per capire la Bibbia: quando Dio non detta niente, sia chiaro questo, tutta la Bibbia Dio non ha dettato neanche una virgola, inspira la persona. La persona e Dio fanno una cosa sola, ma Dio trasmette quello che vuole mediante il linguaggio della persona. Allora, quando la rivelazione di Dio invisibile, un mistero, si fa scrittura nella maniera nella quale la persona nel suo tempo scrive. Questo è molto importante. Prima lettura viene da circa da più di 3000 anni, scritta 2600 anni fa, non è come oggi la scrittura, la maniera, la cultura, tutta differente. Terza cosa molto importante, la Bibbia è scritta, tipo Testamento in particolare, dentro un contesto storico, che è il Medio Oriente. Tante cose che vi sono in altre parti, c'è anche nella scrittura. Spieghiamo adesso la prima lettura. Importantissima, sapete, descrive bene la nostra vita, ma bene non è storica, non è storica, è reale, profondamente reale. Faccio un esempio. Tanti anni fa si fanno scavi, in Oriente su tanti scavi si scopre di tutto, cose antichissime. Hanno riscoperto una città che era scomparsa sostanzialmente, Ninive, la più grande capitale del mondo con Assiria, la più grande, immensa, incredibile. Ninive, l'ultimo re, si chiamava Assurbanipal, era un dotto, a parte una grande biblioteca, in tavolette, scriveva su tavolette, ma una grande biblioteca. Quando vengono i persiani per vendicarsi degli assiri, cosa fanno di Ninive? Non la distruggono, la coprono di sabbia, la fanno scomparire. Era la più grande città del mondo, sapete, una meraviglia. Scomparire. Bene. Qualche anno fa, vari anni fa, scavano e scoprono la biblioteca di Assurbanipal. Nella biblioteca scoprono anche una storia, la storia di Gilgamesh, che era continuamente se ne parlava, continuamente, ma non c'era più un testo scritto. Scritto, attenzione, questo era un eroe, attenzione, il rapporto con la Bibbia, questo era un eroe. Probabilmente 2000 anni prima di Cristo è cominciata questa tradizione. Era un eroe che voleva scoprire una cosa, come fare ad essere immortale, riguardami tutti, perché devo morire. Questa è la questione profondissima, sapete, dell'umanità. Anch'io ho 77 anni, perché devo morire, mi chiedo, perché devo morire? E devo morire perché assolutamente Gilgamesh, perché devo morire? Cerca, trova la maniera di rivivere, di tornare giovani, e la trova, attenzione con la Bibbia, in un albero. Attenzione, la Bibbia parla di albero, attenzione, la cultura è così sacra, in un albero. Era l'albero della giovinezza. Lui vecchio, lui divenne giovane, bambino, e continuò a giovinare. Ma e l'albero era la sede della giovinezza. Un giorno, un racconto, mito condendo una realtà incredibile. Un giorno dice, era caldo, c'era sole, vado a fare un bagno. Va a fare un bagno, l'albero resta lì, va a fare il bagno, passa il serpente, ora capite la Bibbia, passa il serpente, vede l'albero, ruba l'albero, ha rubato,
racconto ero là, torna indietro, quello c'è più l'albero, sono rovinato, devo morire, attenzione, devo morire, è morto. La lettura di oggi, tutto è tuo, attenzione il mito, una realtà profondissima, tutto è tuo, eccetto quest'albero, di nuovo l'albero, che si prende dall'albero. Se mangi del tutto di quest'albero, muori. Viene il serpente, ecco di nuovo il serpente, che tenta l'essere umano. Perché non lo prendi? Perché non lo mangi? Perché Dio mi ha detto che se lo mangio, muoio. Non sono più immortale. Non sono più immortale. La stessa cosa di Cane, cioè. L'immortalità. Devo morire. Bene. Ma no, disse la tentazione. Non è vero. Resterai in vita. Non solo resterai in vita, tu diventerai Dio e potrai dire il bene e il male come è. Attualissimo questo, sapete, attualissimo. Tu diventi Dio, dirai questo è bene, questo è male. Prendere un albero, è finita. È finita l'immortalità. È finita l'immortalità. Però, nella Bibbia c'è un punto molto importante che viene messo dentro da una persona ispirata. Mai Dio detta, mai ispira. A un certo punto dice Dio al serpente, gli dice: hai fatto questo, adesso la paghi cara, striscerai sempre sulla terra, verrà una donna, attenzione, verrà una donna, la sua stirpe, il suo figlio ti ammazza, tu cercherai di ribellarti, ma lui ti ammazzerà. Bene, passano i secoli, il Vangelo di oggi. Nazareth era un paesino insignificante. Mai nella Bibbia si parla di Nazareth, mai, mai, non valeva niente. Un piccolo paese, non della Galilea, lontano da Gerusalemme, piccolo là. Maria, che dice di se stessa Maria? Chiaramente, sono una ragazza di Nazareth. Come tutte le altre, voglio sposarmi come tutte le altre, mi innamoro di un uomo, di un giovane, di Giuseppe, come tutte le altre. Lei dice questo, Luca, e fa dei figli che non fa figli in Israele, era considerata maledetta, Elisabetta si dice maledetta, quando a Giovanni il Battista dice Dio ha tolto da me la vergogna, la cultura era così, figli, fare figli per il popolo, io voglio fare così, Dio. Perché hai scelto Nazareth? Perché Dio è così, imprevedibile. Perché va là a scegliere là una ragazza come le altre? Come le altre? Come le altre? Maria capisce bene, sapete, e dice chiaramente, mi chiedo perché mi ha scelto? Perché? La risposta, per grazia. Non perché lo meriti, per nulla, per grazia. E Maria dirà nel Magnifica, io ero niente. Dio tutto in me. Dio va là, sceglie una ragazza, lei diventerà la madre del figlio di Dio. La grandezza di Maria è che ha detto, da parte sua, sì, poteva dire no. Quando dice sì, entra dentro nel mondo di Dio. Se diceva no, faceva la sua vita con Giuseppe, come tutte le altre. Però, come avviene la redenzione? E qui siamo dentro nel mondo di Dio che non è come il nostro. Maria, la madre di Dio, dice il Vangelo, ha fatto la donna di casa tutta la vita. Era la sua missione. Quando però ha capito che suo figlio finiva male, è partita da Nazaret e è andata là. Presente quando Dio si è fatto uno di noi, in lei. Presente quando il Signore Gesù ci ha redenti, nella croce ci ha redenti. Lei era presente, poi scompare di nuovo, ma scompare, sapete, neanche si dice nelle tradizioni che hanno fatto il Vangelo, neanche si dice che Gesù è apparso a Maria, niente, scompare, dove ricompare? Pentecoste, quando noi nasciamo, quando la Chiesa nasce, questa è Maria, grande, grande, grande. Dopo, nella riflessione fatta, in seguito, si è scoperta una cosa profonda di Maria. Lei è la madre del figlio di Dio. Noi
noi tutti, siamo stati redenti dal Signore, redenti, perdonati dal Signore. Ma c'è di più. Ritorna all'immortalità. Ritorna perché devo morire. La grandezza della rivelazione è che Gesù, finito in un sepolcro, con i suoi discepoli che hanno detto è finita, torniamo a pescare, torniamo a casa nostra, è morta a casa nostra, è risorto, ha vinto la morte. La morte, Paolo lo scrive chiaro, è il nostro nemico ultimo, perché io scompaio totalmente, nella morte si scompare totalmente, ricchi, poveri, bravi, cattivi, tutti lì. La risurrezione è fondamentale perché ha risolto quel problema. Perché devo morire? Perché devo morire? Non muori. Ma siamo nel campo della fede assoluta. Fede assoluta. Non muori. Lui, il Signore, è risorto, vivo. Pietro, una predica che fa e annuncia il Vangelo, dice: io ho mangiato con Lui. Fondamentale. È risorto col suo corpo. Che un corpo spirituale passava di qui, ma il suo corpo è risorto e noi siamo risorti in lui. Qui entra Maria, la madre del figlio di Dio, ha avuto dentro di sé il figlio di Dio, come mia madre nel suo ventre mi ha avuto me. Lei l'ha formato dentro, lei, mia madre mi ha formato, l'incarnazione è reale, l'ha formato. Lei che è così, in Gesù, già è redenta. In vista della sua croce, è così inizia il peccato originale. Non solo, Gesù, lei l'ha avuto dentro, ma Gesù, il figlio che lei ha fatto nascere, è in Dio, vivo, anche lei Maria, è in Dio, viva. Così è la soluzione di un grande problema. Perché devo morire? Profondissimo. È entrato nella Bibbia in maniera profonda, sapete, quella speranza che è fede, che va avanti nei secoli dei secoli, e ci dice a un certo punto: certo che devi morire, ma non muori. Da qui vai di là. Ricordo un prete tanto caro che è morto, ha fatto scrivere: adesso il Signore mi dice, passiamo all'altra riva. Non muori, vivi. Come Gesù vive, Maria vive, anima e corpo in Dio, anche tu. Perché vivi? Perché io ti ho portato là con me, tutta l'umanità l'ho portata là con me, in Dio. Si è risolto il grande problema, perché devo morire, si è risolto nella fede in Gesù Cristo che Maria ha avuto, lei, l'Immacolata Concezione e l'Assunzione in Cielo.